movimento, la prova più interessante dal punto di vista tecnico e monetario della serata, un miglio per 4 anni, 12.100 euro di dotazione, 1.600 metri da percorrere, 1 Big Business Arc, Vincenzo Luongo, 2 Belva Jet, Gaetano Di Nardo, 3 Buffon Jet, Filippo Gallo, 4 Brillantissimo, Antonio Simioli, 5 Blue Ice Bar, Giorgio D'Alessandro, 6 Brucione Fass, Francesco Tufano. Leggermente arretrato Big Business Arc, si ritrae Brillantissimo al pari di Brucione Fass. Stacco della macchina con Buffon Jet e scende alla corda in vantaggio nei confronti di Blue Ice Bar, al largo Brucione Fass. Lungo Virilli, Belva Jet, i 200 iniziali in 13,5 per Buffon Jet, che è leader a metà della prima piegata nei confronti di Brucione Fass all'esterno, Blue Ice Bar in tasca, quindi Brillantissimo che va a fare la seconda pariglia di fuori alla retroguardia, Belva Jet di dentro e Big Business Arc al largo. 29 un filo scarso, i 400 metri iniziali con Brucione Fass che fa sentire la sua presenza a lato di Buffon Jet, stiracchia di Bella al paletto dei 600 in 43,8, 29,8 dall'imbocco della piegata sino al palo per il passaggio. Tre pariglie anche a 900 metri dalla conclusione con Buffon Jet che replica la presenza esterna di Brucione Fass, poi Blue Ice Bar e Brillantissimo, la meta gara in 59 spaccato, i due di testa che continuano a darsi in santa ragione a metà dell'addirittura di fronte, insiste Brucione Fass, replica Buffon Jet, Brucione che insiste, tende a sopravanzare l'avversario al chilometro 13,2, Brucione Fass che è passato, ora però la figura di Buffon Jet si insinua nuovamente all'interno, visto che quell'altro non è riuscito a scendere per l'arrivo della curva, la dritta opposta in 13,4 e 3 quarti miglio in 1,26 appena abbondante, Brucione Fass a 3 quarti margine nei confronti di Buffon Jet, più indietro gli altri cappeggiati a Brillantissimo, è passato Brucione Fass che è tutto su una guida, Brillantissimo all'inseguimento, di dentro Buffon Jet che prova a non darsi per vinto, Brillantissimo che va all'inseguimento di Brucione e Buffon Jet, Buffon che riprende qualcosa di margine, Buffon Jet che vince la gara della vita soffrendo per 600 metri dai 600 finali a venire a casa, 1,56 il totale, 1,12,5 la media al chilometro. Se c'è una volta in cui Buffon Jet ha meritato sicuramente più di ogni altra, probabilmente è quella di questa sera. Brucione Fass che sembra per larga parte della piegata dritta arrivo avere ragione, ma nel tratto conclusivo Buffon Jet ha ancora i motivi migliori e torna a quel successo che solo Biaso Jet gli aveva negato all'ultima uscita al Garigliano. Filippo Gallo, che è anche il proprietario del 4 anni da Igor Font, lo impone da vincitore. Brucione Fassa è secondo, Brillantissimo terzo, 3-6-4 l'ordine arrivo della sesta di Napoli.